noi abbiamo amato e che amiamo. Certo, che vieni qua a dirlo. È un libro scritto da Italo Calvino che si intitola Marco Valdo. Marco Valdo. Marco Valdo, le stagioni in città. Noi, io sono Elena Grandi, sono la presidente della Commissione Verde del Consiglio di Zona 1, eletta con, nella lista dei verdi ecologisti, e sono contenta di pensare che anche leggere dei libri che parlino di verde, di natura, di ambiente, anche dello stupore che la città è in grado di riservare a volte a noi che viviamo nel grigio e che rimpiangiamo a volte la campagna o gli spazi aperti. In questi giorni soprattutto Milano è stata più grigia che mai e più umida e più fredda che mai, forse non siamo tanto disposti ad accettarla visto la stagione. E oggi è un regalo che facciamo, che ci è stato fatto e che mi fa immaginare il personaggio di Calvino che ha abitato la mia infanzia con i suoi racconti tra il neorealismo e il surrealismo, perché ci sta dentro tutto in Calvino. E io credo che leggere i racconti di Marco Valdo in città sia il modo migliore per approcciare la lettura dei libri di Calvino, perché lì dentro ci sta tutto quello che poi lui ha scritto prima e dopo, anche nei suoi romanzi più corposi. C'è un personaggio che è Marco Valdo che popola una serie di, mi pare siano 25 le novelle, 20, cioè una per stagione per quattro cicli di stagioni. E questo Marco Valdo è un uomo modesto, un manovale che abita una città industriale del nord, presumibilmente Torino, che gira per la città alla ricerca di qualcosa che lo faccia sentire vicino alla natura e si stupisce degli alberi verdi, si stupisce di vedere una farfalla, si stupisce, anela a vivere non chiuso tra le quattro mura della sua casa. C'è un racconto in cui si racconta di come abbia a cuore una certa misera piantina che sta nel lato della fabbrica in cui lavora e che lui cura come un figlio. Ce n'è un altro in cui racconta che di notte si sveglia e va a dormire su una panchina perché ha bisogno di sentire il cielo stellato di sopra di lui e non il soffocante soffitto in cui vive. Insomma, adesso i racconti sono meravigliosi, uno diverso dall'altro, ma sempre si parla di natura, di ambiente, si parla dell'anelito dell'uomo verso la natura e del suo tentativo continuo di cercare anche dove non c'è un fazzoletto di verde, un fiore che sboccia, un albero che dà un frutto. Allora, io credo che questo sia un bel progetto, nel senso che vorremmo che questo oggi è un progetto pilota, diciamo così, e poi vorremmo che in tutta Milano, nelle varie zone di Milano, anche in concomitanza con il Book City, queste letture vengano ripetute e che i milanesi si avvicinino allo stupore ingenuo e attonito e sereno di Marco Valdo. Adesso io lascio la parola a Carla Chiarelli che ne leggerà dei brani e che ben meglio di me saprà rendervi la magia di questo piccolo capolavoro della letteratura. Grazie di essere qua. È ancora presto per tornare al lavoro. Nelle grosse tasche del giaccone le posate tuonano il tamburo contro la pietanziera vuota. Marco Valdo va a una bottaglieria e si fa versare un bicchiere raso sull'orlo, oppure in un caffè e sorbisce una tazzina. Poi guarda le paste nella bacheca di vetro, le scatole di caramelle, di torrone. Si persuade che non è vero che ne ha voglia, che proprio non ha voglia di nulla. Guarda un momento il calcioballilla per convincersi che vuole ingannare il tempo, non l'appetito. Ritorna in strada. I tram sono di nuovo affollati. Si avvicina l'ora di tornare al lavoro e lui si avvia. Accadde che la moglie Domitilla, per ragioni sue, comprò una grande quantità di salsiccia che per 3 sere di seguito a cena Marco Valdo trovò salsiccia e rape. Ora, quella salsiccia doveva essere di cane, solo l'odore bastava a fargli scappare l'appetito.
quanto alle rape. Questo ortaggio, pallido e sfuggente, era il solo vagitare che Marco Valdo non avesse mai potuto soffrire. A mezzogiorno, di nuovo, la sua salsiccia e rape, fredda e grassa, lì, nella pietanziera. Smemorato com'era, svitava sempre il coperchio con curiosità e ghiottoneria, senza ricordarsi quel che aveva mangiato ieri a cena. E ogni giorno era la stessa delusione. Il quarto giorno ci ficcò dentro la forchetta, annusò ancora una volta, s'alzò dalla panchina e, reggendo in mano la pietanziera aperta, si avviò distrattamente verso il viale. I passanti vedevano quest'uomo che passeggiava con in mano la forchetta e nell'altra un recipiente di salsiccia, e sembrava non si decidesse mai a portare alla bocca la prima forchettata. Da una finestra un bambino disse: «Ehi tu, uomo!» Marco Valdo alzò gli occhi. Dal piano rialzato di una ricca villa, un bambino stava con i gomiti puntati al davanzale, su cui era posato un piatto. «Ehi tu, uomo! Cosa mangi?» «Sei rimasto in salsiccia e rape!» «Beato te!» disse il bambino. Fece Marco Valdo vagamente. «Pensa che io dovrei mangiare fritta di cervello!» Marco Valdo guardò il piatto sul davanzale. C'era una frittura di cervella morbida e riccioluta con un cumulo di nuvole. Le narici gli vibrarono. «Perché a te non piace il cervello?» chiese al bambino. «No, mi hanno chiuso qui in castigo perché non voglio mangiarlo, ma io lo butto dalla finestra!» «E la salsiccia ti piace?» «Oh sì, sembra una biscia. A casa nostra non ne mangiamo mai!» «Allora tu dammi il tuo piatto e io ti do il mio!» «Evviva!» Il bambino era tutto contento. Porse all'uomo il suo piatto di maiolica con una forchetta d'argento tutta ornata e l'uomo gli diede la pietanziera con la forchetta di stagno. Così si misero a mangiare tutte e due, il bambino al davanzale e Marco Valdo seduto su una panchina lì di fronte, tutti e due leccandosi le labbra, dicendosi che non avevano assaggiato mai un cibo così buono. Quando ecco, alle spalle del bambino compare una governante con le mani sulle manche. «Signorino, Dio mio, che cosa mangia?» «Salsiccia!» fa il bambino. «E chi gliel'ha data?» «Quel signore lì!» E indicò Marco Valdo, che interrompe il suo lento e diligente masticchio d'un boccone di cervello. «Butta via! Cosa sento? Butta via!» «Ma è buona!» «E il suo piatto? La forchetta?» «Ce l'ha il signore!» E indicò di nuovo Marco Valdo, che teneva la forchetta in aria con infilzato un pezzo di cervello morsicato. Quella si mise a gridare: «Al ladro! Al ladro! Le posate!» Marco Valdo si alzò, guardò ancora un momento la frittura lasciata a metà, si avvicinò alla finestra, posò sul davanzale piatto e forchetta, fissò la governante con disdegno e si ritrasse. Sentì la pietanziera rotolare sul marciapiede, il pianto del bambino, lo sbattere della finestra che veniva richiusa con malgarbo. Si chinò a raccogliere pietanziera e coperchio. Si erano un po' ammaccati, il coperchio non avvitava più bene. Cacciò tutto in tasca e andò al lavoro. Era un tempo in cui i più semplici cibi racchiudevano minacce, insidie, frodi. Non c'era giorno in cui qualche giornale non parlasse di scoperte spaventose nella spesa del mercato. Il formaggio era fatto di materia plastica, il burro con le candele steariche. Nella frutta e verdura l'arsenico degli insetticidi era concentrato in percentuali più forti che non con le vitamine. I polli, per ingrassarli, li imbottivano di certe pillole sintetiche che potevano trasformare in pollo chi ne mangiava un cosciotto. Il pesce fresco era stato pescato l'anno scorso in Islanda e gli truccavano gli occhi perché sembrasse di ieri. Da certe bottiglie di latte era saltato fuori un sorcio, non si sa se vivo o morto. Da quelle d'olio non colava il dorato succo dell'oliva, ma grasso di vecchi muli opportunamente distillato. Marco Valdo al lavoro al caffè
ascoltava raccontare queste cose e ogni volta sentiva come il calcio di un mulo nello stomaco o il correre di un topo per l'esofago. A casa, quando sua moglie Domitilla tornava dalla spesa, la vista della sporta, che una volta gli dava tanta gioia con i sedani, le melanzane, la carta ruvida e porosa dei sacchetti del droghiere e del salmaio, ora gli ispirava timore, come per l'infiltrarsi di presenza nemica tra le mura di casa. Tutti i miei sforzi devono essere diretti, si promise, a provvedere la famiglia di cibi che non siano passati per le mani infide di speculatori. Al mattino, andando al lavoro, incontrava alle volte uomini con la lenza e gli stivali di gomma diretti al lungo fiume. È quella la via, si disse Marcovaldo. Ma il fiume è lì in città, che raccoglieva spazzature, scoglie, fogne. Gli ispirava una profonda ripugnanza. Devo cercare un posto, si disse, dove l'acqua sia davvero acqua, i pesci davvero pesci. Lì getterò la mia lenza. Le giornate cominciavano ad allungarsi. Col suo ciclomotore, dopo il lavoro, Marcovaldo si spingeva a esplorare il fiume nel suo corso a monte della città e i fiumicelli suoi affluenti. Lo interessavano soprattutto i tratti in cui l'acqua scorreva più discosta dalla strada asfaltata, prendeva per i sentieri, tra le macchie di salici, sul suo motociclo finché poteva, poi lasciatolo in un cespuglio a piedi finché arrivava al corso d'acqua. Una volta si smarrì, girava per ripe cespugliose e scoscese e non trovava più alcun sentiero, ne sapeva più da che parte fosse il fiume. A un tratto, spostando certi rami, vide a poche braccia sotto di sé l'acqua silenziosa. Era uno slargo del fiume, quasi un piccolo calmo bacino d'un colore azzurro che pareva un laghetto di montagna. L'emozione non gli impedì di scrutare giù tra le sottili increspature della corrente. Ed ecco, la sua ostinazione era premiata. Un battito, il guizzo inconfondibile di una pinna a filo della superficie, poi un altro ancora, una felicità da non credere ai suoi occhi. Quello era il luogo di raccolta dei pesci di tutto il fiume, il paradiso del pescatore, forse ancora sconosciuto a tutti, tranne a lui. Tornando, già imbruniva, si fermò a incidere segni sulla corteccia degli olmi e ad ammucchiare pietre in certi punti per poter ritrovare il cammino. Ora non gli restava che farsi l'equipaggiamento. Veramente già ci aveva pensato. Tra i vicini di casa e il personale della ditta aveva già individuato una decina d'appassionati della pesca, con mezze parole e allusioni, promettendo a ciascuno di informarlo appena ne fosse stato ben sicuro d'un posto pieno di tinche conosciuto da lui solo. Riuscì a farsi prestare un po' dall'uno, un po' dall'altro, un arsenale da pescatore più completo che si fosse mai visto. A questo punto non gli mancava nulla: canna, lenza, ami, esca, retino, stivaloni, sporta. Una bella mattina, 2 ore di tempo, dalle 6 alle 8, prima di andare a lavorare, il fiume con le tinche. Poteva non prenderne, difatti. Bastava buttare la lenza e ne prendeva, le tinche abboccavano, prive di sospetto, visto che con la lenza era così facile, provò con la rete. Erano tinche così ben disposte che correvano nella rete a capofitto. Quando fu l'ora d'andarsene, la sua sporta era già piena. Cercò un cammino risalendo il fiume. Ehi lei! A un gomito della riva, tra i pioppi, c'era ritto un tipo col berretto da guardia che lo fissava brutto. «Me? Che c'è?» fece Marcovaldo avvertendo un'ignota minaccia contro le sue tinche. «Dove li ha presi quei pesci?» disse la guardia. «Perché?» E Marcovaldo aveva già il cuore in gola. «Se li ha pescati là sotto, li butti via subito! Non ha visto la fabbrica qui a monte?» E indicava difatti un edificio lungo e basso che ora, girata l'assa del fiume, si scorgeva di là dei salci che buttava nell'aria fumo e acqua, una nube densa di un incredibile colore tra turchese e violetto.
Almeno l'acqua di che colore è? L'avrà vista? Fabbrica di vernice, il fiume avvelenato per via di quel blu. E i pesci anche. Li butti subito, se no glieli sequestro. Marco Valdo ora avrebbe potuto buttarli lontano al più presto, toglierseli di dosso come se solo l'odore bastasse ad avvelenarlo. Ma davanti alla guardia non voleva fare quella brutta figura. E se li avessi pescati più su? Allora un altro paio di maniche, glieli sequestro e le faccio la multa. A monte della fabbrica c'è una riserva di pesca. Lo vede il cartello? Io veramente, s'affrettò a dire Marco Valdo, porto la lenza così per darla da intendere agli amici, ma i pesci li ho comprati dal pescivendolo del paese qui vicino. Niente da dire allora. Resta solo il dazio da pagare per portarli in città. Qui siamo fuori dalla cinta. Marco Valdo aveva già aperto la sporta e la rovesciava nel fiume. Qualcuna delle tinche doveva essere ancora viva, perché guinzò via tutta contenta. Una bella mezz'ora abbondante di poesia. Ringrazio Calvino e ringrazio tutti voi che siete qui. Questo progetto lo porteremo in città. Io credo che con il Book City vorremmo ancora che questa cosa venisse letta in giro nei giardini, condivisi nei giardini e anche sì nell'ambito di Verde Estate, insomma diventerà una piacevole abitudine per a chi piace Calvino e a chi piace stare nei nostri giardini che cerchiamo di migliorare. Noi stiamo facendo questo ed altro. Vi saluto, grazie.